Siamo nuovamente in onda e siete su Telemolise, sul digitale terrestre e sui social. A questo proposito volevo salutare anche la nostra redazione social, tra virgolette, di questo progetto, quindi Lisa Turco, detta anche Lisa Rill, Mara Mancini, Lucilla Felice che stanno lavorando in background per fornirvi i contenuti social che state vedendo in questo momento. Ma subito mi ricollegherei con le immagini almeno e poi anche con le voci al percorso dei misteri. Il collega Tonino Danese in un passaggio di testimone di microfono al collega Piacentino Salati che tra poco sarà nuovamente con noi. Chi ho in linea dalla regia? Vediamo un attimo se abbiamo i colleghi. Nel frattempo ringrazio anche tutti i nostri tecnici che stanno lavorando, ma anche i tecnici di Interfibra che hanno lavorato per assicurare i collegamenti, spesso in condizioni diciamo anche abbastanza critiche, perché bisogna seguire oltre 3 km e 400 metri di percorso. Quindi ringraziamo anche questa realtà molisana che ci fornisce sempre un valido supporto per quanto riguarda la distribuzione del segnale internet, che in questo caso è quasi parafrasando uno slogan, deve essere veloce ovunque perché serve per portare poi il flusso video qui in studio e poi trasmetterlo nelle vostre case. Che abbiamo, Tonino? Tonino a te. Eccomi, io sono nella calca, qui ci sono tanti, tantissimi bambini e anche qualche goccia di pioggia che vogliono essere presi dai diavoli che praticamente fanno i loro sbuffetti sulle guance. Ed è una scena che volevo farvi vedere da vicino perché è davvero bellissima. C'è questo genitore che sta cercando di portare la bambina. Ecco, perché vuole? Perché fa questo? È una tradizione. È bello. Adesso c'è qualcuno che starà fotografando e quindi è un ricordo. Lei di Campobasso. Sì, di Campobasso. Ecco, vediamo i diavoli che prendono questi bambini, qualcuno piange, però è una tradizione, è una cosa bellissima qui a Campobasso, questi bambini che vengono presi. C'è anche questo bambino che addirittura è da un sacco di tempo lì vicino al diavolo e la madre lo sta fotografando. Il diavoletto che prende anche l'ennesimo bambino che viene passato di mano. No, devo ripartire. Ecco qua. Da stamattina quanti ne ha presi in braccio? Tanti, tanti. Ecco, vi volevo far vedere insomma questa scena bellissima prima di restituirvi la linea. Qui ha cominciato addirittura anche a piovere un po'. A voi la linea. Grazie, grazie ovviamente a Tonino Danese, grazie a Tonino Danese per la linea. Vediamo che spuntano anche gli ombrelli sul percorso, ovviamente non possono averli i figuranti, i portatori, la banda, e questo vuol dire che in qualche modo insomma, bisogna sperare, come si fa nelle partite di calcio sugli ultimi minuti, bisogna sperare che la pioggia ci dia comunque tregua e che si limiti semplicemente a qualche goccia, non nulla di più, insomma. Perché i misteri sono andati molto veloci, sono usciti prima, si tentava comunque di sfidare le previsioni che davano per le 13, le 13:30 per la verità, le prime gocce di pioggia che sono arrivate con un paio d'ore d'anticipo, ma come è successo anche in altre volte, insomma, se la pioggia rimane contenuta si riesce a gestire e si spera di poterlo fare. E questo potrà voler dire soste più brevi per i portatori, ma sappiamo che appunto c'è sicuramente il massimo impegno da parte loro e da parte di tutti. Ricordo anche che questa diretta sarà poi riproposta durante il pomeriggio, sempre su Telemolise, quindi per chi era già in strada o per chi non ha avuto la possibilità di guardarla tutta, nel pomeriggio sarete nuovamente con noi. Ci saranno ovviamente i luoghi, diciamo, i frammenti più belli. E poi lo ricordiamo, durante le prossime giornate ci saranno degli speciali, degli highlights, ma anche degli speciali con contenuti inediti, perché ci sono anche delle camere che non sono soltanto in diretta, ma sono anche diciamo, per regalarvi altri punti di vista che non vedrete in questa diretta. Siamo davanti alla stazione, quindi Piazza Cuoco.
con il passaggio appunto dei misteri, i nostri colleghi devono comunque muoversi con un clima che non è assolutamente clemente, e in questo caso appunto gli ombrelli vanno a intensificarsi nella visione di questi scorci che stiamo vedendo. Ma i misteri sono lì, resistono davanti alla stazione, e in particolare appunto i portatori, ad esempio, è quasi come se non sentissero la pioggia. Il ruolo è come quello di un calciatore in campo, comunque diciamo di un poliziotto in servizio. La pioggia, almeno per il momento, bisogna far finta che non esista, almeno per coloro che fanno parte della grande macchina dei misteri. I misteri che, lo ricordiamo, sono appunto un simbolo per questa città, ci ricordano la sua storia, ci ricordano queste fotografie viventi, cosa è stato fissato da Paolo Saverio di Zinno, un giovanissimo scultore e artigiano del ferro, artista, insomma praticamente un artista completo, che è riuscito a mettere insieme estro, fantasia, ma anche una struttura metallica di cui ancora non si conosce l'esatta lega, che nel tempo ha resistito portando proprio in volo nei secoli gli angioletti di cui parlavamo. Di Zinno poi è stato anche uno scultore che ha lasciato molte testimonianze in tantissime chiese del Molise, e al Di Zinno è stato anche dedicato uno spettacolo nella serata di ieri, inserito nel cartellone appunto del Corpus Domini, proprio per spiegare e avvicinare sempre di più la cittadinanza alla conoscenza di questa figura, una figura che è stata centrale non soltanto per la città di Campobasso, non soltanto per i misteri, ma perché in quel periodo di sua attività ha comunque prodotto una serie di testimonianze artistiche che ancora vivono e che ci raccontano il Molise di alcuni secoli fa. Siamo su via Cavour, come dicevamo, gli ombrelli purtroppo continuano a essere presenti, le apparecchiature vanno comunque salvaguardate, ma in qualche modo appunto ci sarà, crediamo, un ritmo più veloce, cercando di sperare che la pioggia possa passare. Noi nel frattempo, se la regia è d'accordo, possiamo dare nuovamente la linea all'azienda, anticipiamo la pausa dedicata alla pubblicità, sperando appunto che nel frattempo il cielo si apra e che Giove pluvio sia clemente.